Io prima riflettevo sulla situazione in cui siamo. C'è un presidente del Consiglio, un partito di maggioranza, che sa ormai da oltre un anno che la principale forza di opposizione di questo Parlamento è d'accordo sulle unioni civili e voterà per le unioni civili. Il presidente del Consiglio non avrebbe dovuto far altro che favorire il dibattito parlamentare, perché più semplice di così si muore. Non c'è solo il partito di maggioranza, c'è la principale forza di opposizione d'accordo su questo tema. È una cosa che probabilmente in tutti i parlamenti europei desidererebbero le maggioranze su specifici provvedimenti. Ma il problema evidentemente non è questo. Il problema principale è che in questo paese la Costituzione la riformano con Verdini, la legge elettorale con Berlusconi, il Jobs Act lo fa chi non ha mai lavorato un giorno in vita sua, ai pensionati mette mano chi prende le pensioni d'oro e le unioni civili le fanno con Alfano. Aspettiamo la riforma della giustizia con Totò Riina e poi le abbiamo completate tutte probabilmente, perché di questo stiamo parlando, perché l'accordo con Alfano non porterà a nient'altro che una legge sulle unioni gay che non piace neanche ai gay.